Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Come ogni settimana ci troviamo qua a Peschiera del Garda per il nostro approfondimento storico e come sempre sono Claudia. Oggi è il momento della tabella numero 11, ovvero della palazzina storica, chiamato in verità Palazzo del Comandante. Vi volevo ricordare il nostro servizio di audioguide che potete vedere qua. È un servizio in quattro lingue, italiano, inglese e tedesco, e come sempre il nostro immancabile dialetto veneto. Vi sarà data questa in dotazione questa mappa del centro storico di Peschiera con un itinerario numerico da seguire. C'è una leggenda con i luoghi di maggiore interesse, quindi quando vi troverete nel luogo per voi più consono potrete schiacciare il numerino corrispondente ed ascoltare la storia che vi circonda. Come sempre dico, a Peschiera è un bellissimo paese, ma abbiamo veramente tanta storia, quindi vale la pena conoscere da dove arriviamo. Bene, seguitemi e andiamo a vedere il Palazzo del Comandante. È un edificio costruito nella metà del XIX secolo, era la residenza del generale Radetzky, che dall'area di Peschiera comandava il quadrilatero, quindi Verona, Legnago, Mantova e Peschiera del Garda. È un edificio in stile neoclassico a due piani. Nel primo piano, il primo piano era riservato agli ufficiali, alla cassa militare e alla cancelleria. Nella parte posteriore trovavamo la scuderia, la legnaia e la rimessa per le carrozze, mentre nella parte alta era tutta riservata al comandante. Vi si trovavano gli alloggi e le sale di rappresentanza. Ma questo edificio prende importanza per un avvenimento che avviene all'interno nella sala storica, dove vediamo il balcone, che è il convegno interalleato voluto dal re Vittorio Emanuele III l'8 novembre 1917. Il convegno interalleato è stato fatto subito dopo il convegno di Rapallo, che non aveva trovato una soluzione alla disfatta di Caporetto, che come sappiamo è stato un momento tragico per l'Italia. Abbiamo avuto tantissime perdite, più di 400 tra civili e soldati, ma soprattutto gli italiani non avevano più speranza di vincere la guerra. Quindi il re Vittorio Emanuele III chiamò proprio qua a Peschiera del Garda gli alleati inglesi e francesi, e durante questo incontro innanzitutto fa un cambio strategico militare, ovvero sostituisce il generale Cadorna con il generale Armando Diaz, ma soprattutto proclama questo discorso di incitamento sulla resistenza del Piave e dà fiducia agli italiani. Dice che è ancora possibile vincere la guerra, così come infatti fu la prima guerra mondiale, viene vinta. Infatti il 20 dicembre 1937 il re Vittorio Emanuele III proclama la sala storica monumento nazionale, proprio per dare memoria a questo fatto così cruciale per la nostra storia. Ci tenevo a leggervi il racconto dettagliato di quel giorno dell'8 novembre 1917. Era una mattina di pioggia, sottile e gelida, e la nebbia evaporava dal fiume Mincio, coprendo le strade. Ormai da giorni il cielo era coperto da nuvole che scendevano come lacrime su Peschiera del Garda, in un tempo di guerra e distruzione, dopo la disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917, costata ben 400.000 vittime italiane. È l'8 novembre 1917. Davanti al Palazzo del Comandante inizia pian piano a formarsi una folla di gente che attende l'intrepida arrivo del re Vittorio Emanuele III e delle forze alleate di Francia e Inghilterra. La situazione politica è molto tesa e delicata, basta un passo falso per perdere la partita. Il re soldato lo sa, ma nonostante tutto scende dalla sua auto a testa alta e con passo sicuro entra nel Palazzo del Comandante, oggi conosciuto come Palazzina Storica, seguito dagli altri partecipanti del convegno. Vittorio Emanuele III voleva fortemente questo incontro dopo il convegno fallimentare di Rapallo del 6-7 novembre 1917, dove Armando Diaz non era riuscito a convincere gli alleati. Il re soldato dirige l'incontro in modo deciso e sicuro, pronunciando il famoso proclama che incitò alla resistenza sul Piave, che avrebbe portato alla vittoria della Prima Guerra Mondiale. Italiani, cittadini e soldati, siate un esercito solo. Ogni vita è tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni recriminazione è tradimento. Questo è il mio grido di fede incontrollabile nei destini d'Italia, suoni così nelle trincee come in ogni remoto lembo della patria, e sia il grido del popolo che combatte, il grido del popolo che lavora. Al nemico che ancor più che sulla vittoria militare conta sul dissolvimento dei nostri spiriti e delle nostre compagnie, si risponda con una sola coscienza, con una sola voce. Tutti siamo pronti a dar tutto per la vittoria, per l'onore dell'Italia. Questo è il discorso che è stato recitato dal re Vittorio Emanuele III in quel momento, e questo è il discorso che ha portato gli italiani alla vittoria della Prima Guerra Mondiale. Quindi siamo davanti a un edificio importantissimo per ciò che siamo adesso. La sala storica, quindi la parte alta, all'interno è splendida, è tutto originale all'interno, troviamo
troviamo la scrivania, il pennino, il calamaio originale del re e soprattutto la cosa più importante è il quadro del decorativista Sinibaldo Tordi, che è stato creato nel 1937, che rappresenta quel momento storico così importante. Bene, con questo vi lascio, spero di avervi dato qualche dettaglio più interessante, insomma, sulla nostra Peschiera del Garda, e come sempre vi aspettiamo qua. Ci vediamo settimana prossima per il nostro approfondimento storico. Ciao, buona settimana!